Diocesi in lutto per la prematura scomparsa di Don Andrea Cappelli. Domani i funerali in cattedrale. 760.000 euro di multa al gestore della discarica abusiva scoperta ad Arcola e le indagini proseguono per reati fiscali. Giovedì di allerta meteo sulla Liguria, scuole superiori chiuse in tutta la provincia. Donne protagoniste, domani l'Udi festeggia 30 anni insieme a Lella Costa. Sabato la Spezia premia tre sue eccellenze al femminile. Buon compleanno Spezia Calcio, 112 anni di grande passione. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Liguria Sud. Lo avete ascoltato dai titoli, diocesi in lutto perché ieri sera è deceduto a Genova all'ospedale San Martino il sacerdote diocesano Don Andrea Cappelli, amministratore parrocchiale della Serra di Lerici e di Pugliola. A darne l'annuncio la curia vescovile diocesana. Ieri sera presso l'ospedale San Martino di Genova, il sacerdote diocesano Don Andrea Cappelli, amministratore parrocchiale della Serra di Lerici e di Pugliola, è mancato. Don Andrea era nato a Poggibonsi, in provincia di Siena, il 3 ottobre del 1976 e quindi sabato prossimo avrebbe compiuto 42 anni. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e il baccellierato in filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce, fu accolto nel nostro seminario diocesano e contestualmente affidato alla parrocchia di Santa Rita alla Spezia. Al termine degli studi teologici fu ordinato sacerdote il 23 giugno del 2012 dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che tornò in diocesi, allora sede vacante, per le ordinazioni sacerdotali. Il 29 giugno del 2012 venne nominato vicario parrocchiale della concattedrale di Sarzana e a partire dall'anno scolastico 2012-2013 fino al presente venne incaricato dell'insegnamento della religione presso il liceo Parentuccelli e l'istituto tecnico Arzelà di Sarzana. Il 16 luglio 2015 venne nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie della Serra e di Pugliola nel comune di Lerici, di cui era tuttora titolare. Colpito da una grave malattia alcuni mesi or sono, ha continuato il proprio ministero fino a che le forze glielo hanno consentito. Ricoverato all'ospedale San Martino di Genova, le sue condizioni sono andate progressivamente aggravandosi fino al sopraggiungere della morte nella serata di ieri. Le esequie, presiedute dal Vescovo, saranno celebrate domani giovedì 11 alla Spezia in cattedrale alle ore 15:30. Ed ora ascoltiamo il ricordo di Don Andrea da parte di Don Federico. A me piace molto studiare, a me piace, mi diverto da matti con i ragazzi, ho fatto l'aiuto capobranco in un gruppo scout per 20 anni. Da giovane volevo entrare in monastero e ancora sento il fascino della vita monastica, soprattutto della vita benedettina. Ultimamente sto leggendo delle biografie di missionari e mi sto un po' appassionando. Don Andrea, penso che nel suo cammino ha sottolineato veramente quella che è l'esperienza della fede, una persona estremamente intelligente, che sapeva rapportarsi con tutti, dai bambini, ai giovani, agli adulti, agli anziani. Nel suo cuore ha custodito un amore grande, che era quello per la scuola e per i giovani. Lui amava veramente entrare nello studio, ma questo lo ha fatto non per sentirsi importante, ma quello che lui ha fatto, quello studio che lui ha compiuto, diventava un mezzo per poter far conoscere Dio e per poter dare Dio a tutti, in modo particolare ai giovani che lo cercavano. Lui è stato veramente sostenuto da una fede grande, una fede che io ho sempre ammirato. E mi piace dire che custodiva veramente quella che era la fede di un bambino, perché lui si stupiva delle cose semplici, anche ultimamente, quando era in ospedale, quando mi chiedeva di portarlo al piano di sotto dove c'era una terrazza
e dove si vedeva uno squarcio di Genova e anche un po' di mare. E lui alla sera rimaneva stupito perché mi diceva: guarda che bel tramonto, guarda che bel mare, mi piace tanto stare qui. E quindi questo animo così semplice, ma questo animo così bello. E l'esperienza dell'amore che ha ricevuto da parte di tutta la diocesi in questa ultima parte del suo cammino, soprattutto l'esperienza forte della preghiera, ci dice quello che Don Andrea ha seminato nel suo cammino. Un cammino umanamente breve, lo dobbiamo dire, ma è proprio vero che il Signore non conta gli anni, non servono gli anni, ma proprio l'intensità di una vita donata per amore. Lui mi diceva sempre: è bello essere prete, è veramente bello. E il vescovo una volta in una telefonata lo ha ringraziato perché gli ha detto: la ringrazio perché ha scelto di rimanere nelle sue parrocchie. Don Andrea ultimamente ha sofferto molto e quindi poteva anche scegliere di andare ad esempio a casa con i suoi, invece ha voluto rimanere con la sua famiglia nelle sue parrocchie, ed è proprio per questo che domani, prima della messa che il vescovo presiederà in cattedrale alle 15:30, lo porteremo nelle sue parrocchie, prima alla Serra alle 10 domani mattina e poi a Pugliola alle 11 e dopo a mezzogiorno partiremo per portarlo nella nostra cattedrale dove poi si celebrerà il suo funerale. E al termine del questo telegiornale alle 21:30 trasmetteremo appunto il ricordo di Don Andrea da parte di Don Federico Paganini. E vi ricordiamo anche questa sera alle 21 la celebrazione eucaristica a suffragio nella chiesa concattedrale di Sarzana. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. 760.000 euro di multa al gestore della discarica abusiva che era stata scoperta dalla Guardia di Finanza ad Arcola. E inoltre ulteriori verifiche fiscali hanno portato anche alla scoperta di un imponibile non dichiarato per oltre 1 milione di euro ed è scattata così la denuncia per reati fiscali. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Tributo regionale sui rifiuti, la cosiddetta ecotassa non pagato per un ammontare di oltre 250.000 euro. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Sarzana a seguito degli accertamenti successivi alla scoperta di una discarica abusiva ad Arcola. Erano stati sversati illegalmente oltre 136.000 tonnellate di rifiuti classificati come inerti, quali marmettole, rocce da scavo, provenienti da diverse aziende localizzate in Toscana e in Liguria, e successivamente ricoperti ed occultati dalla piantagione di un uliveto. Ottenuta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i militari hanno provveduto alla constatazione dei tributi evasi e all'applicazione di una sanzione amministrativa di oltre 760.000 euro. La società coinvolta è stata inoltre sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza della Spezia, conclusasi con la constatazione di materia imponibile non dichiarata per oltre 1 milione di euro e con la denuncia all'autorità giudiziaria del legale rappresentante per reati fiscali. Sembra si sia finalmente chiuso il cerchio intorno ai responsabili del furto della corona sovrastante il quadro della Beata Vergine nella chiesa di Volastra. Dopo una lunga e articolata indagine, i carabinieri hanno denunciato due romeni di 25 e 27 anni. Sarebbero loro gli uomini che lo scorso 29 dicembre si sono introdotti nel santuario di Nostra Signora della Salute e hanno infranto la teca all'interno della quale era custodita la corona, in modo tale da poterla quindi asportare. Nei loro confronti ci sarebbe un pesante quadro indiziario e i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione. L'area furtiva, purtroppo, visto anche il lungo periodo di tempo che è trascorso dal furto, non è ancora stata recuperata.
Il servizio di protezione civile della regione Liguria ha emanato l'allerta meteo per pioggia e temporali per la giornata di domani, giovedì 11 ottobre. Per quanto riguarda il territorio della provincia spezzina, andiamo a vedere il dettaglio. L'allerta sarà gialla a partire dalla mezzanotte fino alle 6. Passerà poi ad allerta arancione dalle 6 di domani mattina fino alle 18 e poi tornerà di colore giallo dalle 18 alle 20 sempre di domani. E domani resteranno chiuse per decisione della provincia tutte le scuole superiori che si trovano appunto sul territorio spezzino. Per quanto riguarda invece le scuole di tutti gli altri ordini e gradi, la decisione spetta ai diversi sindaci. Possiamo dirvi che saranno chiuse le scuole anche di questi altri ordini nel comune della Spezia, nel comune di Sarzana, nel comune di Lerici, chiuse poi le scuole anche nel comune di Porto Venere, ma solo alle Grazie, saranno invece aperte le altre. Per quanto riguarda tutti gli altri comuni è necessario appunto chiedere conferma ai sindaci. E sempre a causa dell'allerta meteo, la giornata mondiale della vista, che era prevista per domani, è stata posticipata e si terrà venerdì 12 ottobre, sempre al centro commerciale Le Terrazze. Passiamo alla politica. I consiglieri comunali di opposizione Guido Melei e Roberto Centi di Leali a Spezia, Federica Pecunia, Luca Erba, Dina Nobili e Marco Raffaelli del PD, Luigi Liguori di Spezia Bella Forte Unita, Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune e Paolo Manfredini del Partito Socialista hanno presentato una interrogazione con risposta scritta al sindaco e alla giunta su quello che definiscono il clamoroso flop degli eventi dell'estate spezzina. Il sindaco e l'assessore Asti chiedono ai consiglieri chiariscano cause e responsabilità che hanno condotto ad un fiasco così imbarazzante, costato 150.000 euro. E proseguono i congressi di categoria della CGIL Spezzina. Questa mattina, sempre nella ex ceramica Vaccari, è toccato alla filea, che comprende i lavoratori dell'edilizia. In questo caso si procede sulla continuità, così come per gli altri congressi precedenti. Gianni Carassale è infatti stato confermato segretario. Nella sua relazione ha posto l'attenzione soprattutto sul tema delle infrastrutture e su quello della manutenzione e della sicurezza. E conferma anche in questo caso alla guida della Filcamps e della FIAI, CGIL sempre, per Luca Comiti, che resta segretario della categoria Commercio, Turismo, Servizi e Agricoltura. Comiti ha affrontato in particolare la questione molto di attualità delle aperture domenicali, ma anche il tema degli appalti e dei contratti. Dall'8 ottobre fino ad oggi una rappresentanza della CNA Ligure e una rappresentativa della CNA Pensionati Liguria sono a Bruxelles, ospiti dell'Europarlamentare Ligure del PD Brando Benifei, per una serie di incontri e di visite istituzionali. Lo scopo del viaggio è la creazione e il consolidamento di legami tra importanti rappresentanti delle realtà economiche locali e le istituzioni stesse. Gianluca Gattini, vicepresidente CNA Liguria, ha commentato l'importanza di questa opportunità, affermando che è stata un'occasione preziosa di avvicinarci ai meccanismi decisionali europei. In 30 anni di attività, il telefono donna dell'Udi ha aiutato e dato sostegno a migliaia di spezzine. Domani il trentennale dell'associazione sarà festeggiato in un evento che vedrà partecipare anche l'attrice Lella Costa. Ascoltiamo l'intervista raccolta da Laura Ivani, le immagini sono di Raffaele Molella. I 30 anni del telefono donna dell'Udi verranno festeggiati anche domani con un ospite speciale, Lella Costa. Qual è il programma della giornata?
Sì, dunque domani alle ore 17 nella sala della provincia l'attrice Lella Costa sarà ospite di questo incontro pubblico che abbiamo organizzato come Udi della Spezia Telefono Donna proprio per i nostri 30 anni. E l'attrice, che non ha bisogno di presentazioni perché tutti la conoscono, insomma è sempre stata impegnata anche sui temi civili, a favore delle donne, ha fatto varie trasmissioni televisive, quindi è molto conosciuta. Parlerà a ruota libera e offrirà un saggio anche della sua bravura teatrale con i suoi monologhi, farà alcune riflessioni sul tema ovviamente della violenza contro le donne e del femminicidio, che sono temi purtroppo di grande attualità anche ancora oggi. E quindi invito ovviamente tutta la cittadinanza e soprattutto le donne spezzine a partecipare a questo evento, che è proprio un regalo che Lella Costa fa all'Udi, a cui è molto legata, e a tutta la città ovviamente. Di violenza sulle donne si parla soprattutto negli ultimi anni, ma in realtà sono decenni, ben 30 anni che il telefono donna aiuta tantissime donne nella nostra città. Certo, infatti il nostro centralino antiviolenza è nato nel 1988 e diciamo che da allora fino ad oggi ha aiutato circa, grosso modo, quasi 3.000 donne che si sono rivolte a noi per avere appunto aiuto per uscire da situazioni di abusi, maltrattamenti, violenze, eccetera. E noi offriamo questo servizio gratuitamente, abbiamo psicologhe e avvocate che offrono consulenze gratuite alle donne che si rivolgono a noi e cerchiamo insomma di aiutarle a ritrovare la loro indipendenza, la loro dignità e la loro libertà. E sempre domani alle 16.30 in Sala Dante sarà presentato il progetto MUR UNICEF, scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Le scuole dell'infanzia del Comune della Spezia hanno aderito al progetto promosso da UNICEF e dal MUR per l'anno scolastico 2017-2018, finalizzato ad attivare prassi educative volte alla promozione, la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Spezia ha tre nuove donne leader. Sono una ricercatrice, una docente di storia medievale e una stilista, che verranno premiate sabato 13 ottobre al Museo LIA, con un prezioso ciondolo che raffigura le donne e che è ispirato all'antica Grecia, disegnato dal maestro Francesco Vaccarone. Vediamo il servizio con le interviste di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Davide Morina. La Spezia punta sempre a mettere in evidenza quelle che sono le sue donne migliori. Sì, ormai sono tanti anni che questo evento comunque è presente sulla nostra città e siamo sempre tutti gli anni orgogliosi comunque di riproporlo e di riaverlo. Per noi è veramente importante anche fare degli interventi comunque che siano mirati a supporto come comune appunto di confronti delle donne che comunque sono lavoratrici, e quindi questo evento comunque entra all'interno dei progetti che abbiamo anche al futuro. Manca davvero poco alla premiazione Donne Leader. Chi sono le donne leader di quest'anno? Allora, anche quest'anno siamo veramente orgogliose di portare tre profili molto belli e diversissimi tra loro. Una è una ricercatrice, una biologa ricercatrice che opera a Boston in America, Valentina Di Santo. È una ragazza relativamente giovane, ma già con un'esperienza alle spalle veramente incredibile. Enrica Salvatori è la seconda premiata, che è professore associato di storia medievale, direttore del laboratorio di cultura digitale, presidente della società storica spezzina. E poi la novità è questo premio Primavera, perché tocca un settore che finora noi non avevamo mai ispezionato, e che è la moda. E Antonietta Guarino, che è una stilista di moda haute couture, una ragazza giovanissima che però già all'estero ha avuto delle notevoli soddisfazioni, perché ha portato i suoi abiti già a Taiwan, in Cina, e quindi per noi è stata una bellissima sorpresa trovarla nella nostra città. Maestro Vaccarone, un suo omaggio alle donne leader, una Nike, ispirato alla Nike di Samotracia. Ecco, cosa significa questo modello e soprattutto cosa vuole donare a queste donne? Intanto era una polena la Nike, e quindi un'apripista, quindi è all'avanguardia rispetto a tutti gli altri.
come credo è sempre stata la donna. E in questo gioiello sono più donne, quindi è soltanto insieme che è possibile raggiungere dei livelli di autonomia, delle condizioni diverse. In modo isolato non si raggiunge niente. E per me, io sono orgoglioso che già ormai 60 eccellenze della nostra città portano questo ciondolo. È il giorno della premiazione, ovvero sabato 13, chi lo vorrà potrà partecipare a partire dalle 15:30 a una visita guidata del Museo Lia, curata direttamente dal direttore Andrea Marmoli. Al convento dei Cappuccini di Monterosso, in occasione dell'ottobre francescano, proseguono gli appuntamenti dedicati al tema della pace. Sabato 13 ottobre dalle 14:45 al convento si terrà l'incontro con Ernesto Olivero, scrittore fondatore del Serming e dell'Arsenale della Pace di Torino. Olivero porta solidarietà, sviluppo, cultura e cure alle popolazioni colpite da guerre, fame e calamità naturali. Sono circa 3.400 i progetti da lui realizzati in oltre 150 nazioni. Olivero porterà a Monterosso la propria testimonianza sull'urgenza della pace. E poi, sempre sabato 13 ottobre, in questo caso nella chiesa di San Giovanni Battista, alle ore 21:30, si terrà il concerto di pace del gruppo vocale e strumentale Musica Nova Levanto. La cooperativa Mitilicoltori Associati della Spezia ha presentato oggi una lettera alla Commissione Ambiente e Territorio del Comune. Gli eventi di Moria dei Pesci accaduti questa estate hanno trovato una spiegazione plausibile. Branchie letteralmente incollate dai liquami, evidentemente sversati in maniera massiccia lungo i corsi d'acqua che si versano alla marina del canaletto. Non si può non pensare al depuratore degli stagnoni che li scarica e non si può non chiedere a gran voce il rispetto delle leggi in materia di protezione ambientale, così scrive la cooperativa. Ci pare assurdo, prosegue la lettera, che la cooperativa Mitilicoltori Associati, per poter rimettere in mare il sedimento della lavorazione dei muscoli, abbia dovuto installare dei filtri all'interno delle vasche di decantazione, mentre altri scaricherebbero liquami, pare senza limitazioni. Vorremmo far presente, conclude il documento, che a livello mondiale è dimostrato che i molluschi filtratori migliorano la qualità delle acque, per cui la presenza dei vivai e magari un loro ammodernamento per aumentarne le prestazioni potrebbe dare ulteriori contributi positivi alle acque del Golfo anche in termini di balneabilità. Il vino incontra il fumetto per un'esperienza unica, è quanto accadrà a Levanto con una nuova iniziativa che vede appunto insieme vino e fumetti e che mira a diventare un ideale aperitivo di preludio a Lucca Comics. La presentazione si è tenuta questa mattina in Camera di Commercio. Per noi c'erano Chiara Tenca e Sergio Diofili. Sapori Verticali torna a Levanto con la sua seconda edizione, ma quest'anno c'è una novità. È infatti gemellato con Vin Comics, una speciale kermesse che unisce mondo del fumetto e mondo del vino. Com'è nata questa partnership e quali innovazioni ci sono rispetto alla prima edizione di Sapori Verticali? Sapori Verticali, che è la seconda edizione, nel 2017 voleva innovare, diciamo, nella valorizzazione dei prodotti del territorio. Il fidanzamento tra queste due materie nasce da uno studio e da una ricerca molto approfondita e il tentativo di, come dire, di mettere al centro il territorio con due strumenti molto diversi, una che sono tutte e due eroici,
Uno è la produzione vitivinicola e agricola di queste terre, che è molto, molto complicata, e l'altra invece è la, come dire, il volere sposare la tavola, l'immagine, il disegno con il testo. E la città di Levanto si prepara a questa invasione festosa degli amanti dei calici, ma anche degli amanti del fumetto. Quindi sono tanti gli appuntamenti e di tipo diverso, in grado di soddisfare dal principiante all'esperto. Abbiamo cercato di dare un'offerta un po' per tutti i palati, quindi abbiamo innanzitutto procurato che vi fossero dei nomi importanti, ci sarà Angelo Stano, il creatore grafico di Dylan Dog, di Gennaro, Silver, Bacciglieri, Freccero, quindi abbiamo anche il mondo Disney, quindi avremo disegnatori, avremo dediche e la possibilità di poter appunto parlare con tutti questi artisti, ma avremo anche soprattutto dei momenti significativi di degustazione, e noi le chiamiamo degustazioni ibride, ossia abbiamo fatto in modo che per la prima volta questi due mondi altrimenti separati riescano l'uno ad amplificare l'altro, e quindi avremo dei momenti in cui ci saranno dei critici del fumetto e dei critici del vino che presenteranno insieme sapori e letture. Riaprirà in questa occasione il Casinò dopo tanti anni. Quest'anno, grazie al Levante Multiservizi e alla volontà ferrea del sindaco di Levanto, siamo riusciti, come dice qualcuno, ed è un'espressione che mi piace molto, gli facciamo prendere aria per 3 giorni, però abbiamo intenzione di proporre poi diversi eventi. Musica irlandese e scozzese protagoniste con Fabio Rinaudo ed Elena Spotti sabato 13 ottobre a partire dalle 21:15 al Castello di Madrignano. È l'ultimo appuntamento, come sempre ad ingresso gratuito, del 24esimo Festival Provinciale I Luoghi della Musica. Nel 2018 la rassegna, organizzata con il contributo della Fondazione Carispezia, ha realizzato 24 concerti in 16 comuni della provincia della Spezia, con la partecipazione di oltre 5.000 spettatori. Qual è il migliore ristorante della provincia? Lo stabilirà il concorso Il Re e la Regina dei Fornelli, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il quotidiano La Nazione. Tutti i particolari nel servizio di Selene Ricco con le immagini di Davide Morina. Storie, aneddoti, interviste e curiosità sui migliori ristoranti del territorio, associati a Confcommercio e non solo, saranno raccontati sulle pagine del quotidiano La Nazione. Dopo il successo del concorso La Tazzina d'Oro dedicata ai bar, l'iniziativa questa volta si rivolge ai ristoranti. Il progetto prenderà il via il prossimo martedì, il 16 ottobre, in cui è prevista l'uscita della prima pubblicazione. Sì, noi cominciamo di nuovo come Nazione con Confcommercio questa iniziativa, che è dedicata ad aprire una finestra sul mondo imprenditoriale della ristorazione di tutto il territorio spezzino. Dopo la felice riuscita della Tazzina d'Oro, iniziamo questo nuovo gioco con una formula un po' rinnovata. Daremo ai nostri lettori la possibilità di conoscere ogni giorno un ristorante diverso attraverso delle interviste, e ci sarà un tagliando perché sempre i lettori possano scegliere qual è il loro locale preferito e alla fine creare una classifica, che però resta un gioco. In più chiederemo a ciascun locale di darci una ricetta legata al territorio o a tradizione del territorio o a prodotti tipici. Abbiamo scelto di dedicare questa iniziativa soltanto alla ristorazione, quindi è una tipologia precisa, perché in futuro vogliamo lasciarci le mani libere per aprire altre finestre su questi settori importantissimi dell'economia e della cultura del nostro territorio. Settimanalmente sarà inoltre resa nota una classifica provvisoria stabilita sulla base dei voti arrivati sia nella redazione della Nazione che nelle sedi dislocate della Confcommercio. Prima di Natale, a metà dicembre, nella sede principale in via Fontevivo, saranno inoltre dati i riconoscimenti ai primi 15 classificati. Il vincitore riceverà un voucher del valore di 500 euro da spendere in un viaggio. Il Re o la Regina dei Fornelli mi auguro che abbia altrettanto successo. Su questo mi lasci puntualizzare un attimo: noi stessi siamo stupiti del successo
cittadino che ha ottenuto la prima iniziativa. È stata una vera e propria sfida nella quale ogni collega barista si è cimentato come meglio poteva. Ora una notizia di servizio che riguarda la raccolta dei rifiuti nel comune della Spezia. Dal 15 ottobre, lunedì prossimo, infatti, passa da 2 a 3 volte la settimana il ritiro di pannolini e pannoloni. Una soluzione, spiega l'assessore al ciclo dei rifiuti Christopher Casatti, adottata per agevolare le famiglie con bambini piccoli, persone anziane o persone con problemi sanitari. Trattandosi di un servizio dedicato, gli utenti che abbiano necessità di attivarlo devono farne richiesta ad ACAM Ambiente. Gli interessati quindi possono richiedere tutte le informazioni utili chiamando il numero verde 800 48 77 11. Passiamo allo sport, al campionato italiano di canottaggio speciale Coastal Rowing che si è svolto in Sicilia. Bel bronzo per la spezzina canottieri Velocior. L'equipaggio era formato da Andrea Ciancio, Pino Cocco, Giuliana Bertoli, Michele Fedi, timonati da Sofia Leone. Quarto posto per l'altro equipaggio spezzino. Passiamo ora al calcio. Era il 10 ottobre del 1906 quando lo svizzero Hermann Henry, insieme ad altri suoi connazionali, fondò la sezione football dello Sport Club Spezia. Lo Spezia Calcio quindi compie oggi 112 anni. E continuiamo a parlare di Spezia, torniamo alla partita di Livorno. A Livorno offerta un'ottima prestazione che ci ha fatto acquisire ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi. Con il Pescara sarà una partita di alta classifica, ma non sarà mai facile per nessuno venire a giocare al picco. Alla ripresa degli allenamenti in casa Aquilotta è lo spezzino Luca Vignali a intervenire in conferenza stampa, partendo appunto dalla vittoriosa trasferta di Livorno. Sentiamolo. Era importante soprattutto per prendere un po' più di consapevolezza in trasferta, di poter fare il risultato e non solo la prestazione, come visto magari a Verona, che non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto, mentre quella proprio la trasferta di Livorno è stata sicuramente il massimo dal punto di vista di prestazione, più che altro nel primo tempo. E di risultato. Poi nel secondo tempo però abbiamo dato dimostrazione di solidità, visto che siamo riusciti a mantenere il risultato. Vedo sicuramente un gruppo molto unito, nonostante siano tanti giocatori nuovi, abbiamo trovato la giusta coesione già da subito. E poi sì, sicuramente abbiamo ampi margini di miglioramento, perché abbiamo ancora tanti meccanismi da sistemare, da imparare al meglio e abbiamo ancora tanto da dimostrare sul piano del gioco, perché sicuramente il primo tempo è stato ottimo, ma dobbiamo comunque cercare di applicarlo anche nel secondo tempo e di fare nostro il possesso palla. Ma sicuramente si vede l'impronta del mister, perché scendiamo sempre in campo cercando di imporre il nostro gioco e di mantenere il possesso palla, che è quello che ci chiede il mister. E dobbiamo sicuramente imparare a metterlo in pratica anche per addormentare la partita e non solo per andare all'attacco. E comunque però non abbiamo disprezzato la fase difensiva, abbiamo dimostrato che sappiamo anche difenderci e soffrire. I tifosi sicuramente ci danno qualcosa in più, si è visto anche a Livorno con la curva piena. Noi li abbiamo ripagati col risultato, con la prestazione. Spero che a Pescara si possa riempire lo stadio e possano essere tutti pronti a sostenerci per fare una grande prestazione. Passiamo in chiusura allora a vedere le previsioni meteo per la giornata di domani, una giornata che, come abbiamo sentito,
sarà caratterizzata da temporali e forti piogge con rovesci appunto abbondanti, piogge forti ed organizzate. Per quanto riguarda i venti saranno moderati o forti, il mare molto mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 17 e una massima di 22 gradi. Vi ricordo quindi l'allerta meteo per la giornata di domani. Allerta gialla dalla mezzanotte fino alle 6, allerta arancione dalle 6 di domani mattina alle 18, sempre di domani, e poi di nuovo allerta gialla fino alle 20. Come sempre con il meteo si chiude il nostro telegiornale, a me non resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie, arrivederci.